Ieri confronto elettorale su Rete 8 in sinergia con il centro tra i quattro aspiranti sindaci dell'Aquila. Interviste singole a Stefania Pezzopane, Americo Di Benedetto, Simona Volpe, Pierluigi Biondi. Ricostruzione, frazioni, PNRR tra i temi affrontati nella trasmissione condotta dal nostro direttore Carmine Perantuono. Gli aspiranti primi cittadini hanno risposto a domande singole del direttore Perantuono e del giornalista del centro Giustino Parisse, non ultimo un argomento importante come quello delle scuole e della sicurezza. La tragedia del piccolo Tommaso, la scuola Primo Maggio, ci ha detto una cosa importante, che non basta ricostruire le scuole, bisogna ricostruire le scuole in un contesto di accessibilità. L'amministrazione Biondi ha fallito totalmente, questo è chiaro. Nel suo programma 2017 c'era la promessa che entro 100 giorni si sarebbe avviata la ricostruzione delle scuole. C'era la promessa di insediare una task force per l'edilizia scolastica. Nell'una né nell'altra promessa sono state mantenute. Nonostante il mio lavoro parlamentare che ha dato al comune e a tutti i comuni del cratere norme di semplificazione per agevolare le procedure e tanti tanti soldi. Allora, le scuole, voi sapete che c'è la tendenza ad avere edifici non vulnerabili e quindi dovrebbero essere ricostruite tutte quante. È chiaro che tendere alla invulnerabilità delle scuole significa aspettare un lungo lasso di tempo. Noi dobbiamo verificare le scuole che abbiamo come compatibilità rispetto alla sicurezza, verificare anche se nelle more della ricostruzione è il caso di riportare qualcosa in centro storico, e credo proprio di sì. Lì dove gli immobili ricostruiti è vero che non tendono a uno, ma stanno a 06, 07, 08, compatibili con la sicurezza dei ragazzi, rifare un piano generale. Quindi i nostri ragazzi, al di là della banalità del progetto scolastico, vabbè, adesso ci sono i MUSP, vanno a scuola nei MUSP, va bene lo stesso, insomma, bypassiamo questi limiti. Però c'è attenzione alla cultura profonda, alla cultura d'insieme, o solamente all'erudizione, al programma del ministeriale? Cioè, c'è un'attenzione al ragazzo? Allora, un progetto per esempio che vorremmo lanciare è una biblioteca comunale, ma come esistono al nord. Per cui lì dove è stato possibile accorpare per macroare degli edifici e farne un polo unico, lo stiamo facendo. Certo, il tema della sicurezza, se si riescono a fare queste delocalizzazioni, il tema della sicurezza viene risolto in automatico. Perché? Perché il traffico veicolare può essere gestito meglio, perché possono essere fatti parcheggi più ampi, in una parola, diciamo, perché possiamo ripensarle ex novo. Diverso è il discorso quando le scuole vengono rimesse lì dove erano. Ecco perché, per esempio, la Di Amicis non tornerà nella sua sede, o la Carducci non possono tornare alla loro sede, e secondo me è anche una scelta giusta quella di consentire ai genitori di portare i propri figli a scuola in tranquillità.